Donare il sangue è sempre necessario. Il Covid ha complicato un po' le cose, ma la donazione è continuata nella massima sicurezza. Siamo qui al centro trasfusionale dell'ASL di Teramo, dove la donazione di sangue, la raccolta di sangue, sostiene l'esigenza dell'Abruzzo intero. L'azienda sanitaria teramana infatti negli ultimi 2 anni ha investito somme straordinarie in attrezzature e tecnologie di ultima generazione, potenziando la filiera del sangue. Dottoressa Lucidi, lei è una vita che combatte per la donazione, veramente una vita spesa per questo servizio. Ecco, adesso è un momento di grande difficoltà perché c'è il Covid, insomma c'è mancanza di sangue. Qual è il suo messaggio? Il mio messaggio, devo dire che è passato attraverso l'impegno di tutto il SIT, ma di tutte le associazioni insieme a noi. E Teramo veramente sta dando tantissimo, al punto che sta sostenendo anche le altre ASL abruzzesi. E questo fa onore ai donatori di Teramo, fa onore però anche a tutte le associazioni dei donatori che stanno lavorando sul territorio. Il dono del sangue in Abruzzo presuppone un lavoro prezioso e infaticabile, non solo da parte degli operatori sanitari, ma anche delle associazioni di volontariato. Sono loro, nel mezzo di questa pandemia, che stanno dando l'anima per contrastare le false notizie che circolano sulla mancanza di sicurezza dei donatori vaccinati. Le fake sono pericolosissime, perché oltre a vanificare il lavoro dei medici trasfusionisti, del sistema trasfusionale e delle associazioni dei donatori di sangue, che con sacrificio cercano di garantire la necessità di sangue a chi ne ha bisogno, oltre a fare questo, danno delle notizie veramente pericolose. Noi come Avis Abruzzo, come tutte le associazioni dei donatori di sangue, insieme col Centro Regionale Sangue, abbiamo predisposto un percorso di sicurezza. Da quando è partito questo maledetto Covid, infatti i donatori hanno un ingresso diverso da tutti gli altri utenti dell'ospedale, seguono un percorso di garanzia, vengono accertate le condizioni sanitarie e per cui non si è mai sentito dire che il sangue possa danneggiare. Come reclutate i donatori? I nuovi donatori nelle scuole, che diciamo il bacino più numeroso, abbiamo i volontari e anche i consiglieri che vanno nelle scuole, soprattutto negli ultimi anni, i diciottenni, dove si spiega l'importanza della donazione del sangue. E poi i ragazzi vengono a fare il precontrollo, il primo step, e poi piano piano donano. Romina, da quanti anni doni? Sono 20 anni. Perché hai deciso di donare? Perché non ci costa nulla e può dare tanto.